Buon martedì 8 dicembre, un saluto, un ben ritrovati da Vedili sulle di radio per i prossimi 30 minuti mia compagnia. Vado subito a salutare e lo ringraziamo per il suo lavoro al coordinamento tecnico Luca Paradisi dalle 9 di questa mattina, quando sono iniziate quest'oggi le trasmissioni in diretta di Lady Radio. A seguire lo saranno sino alle ore 19 con tutti i nostri appuntamenti da non perdere. Non perdeteci nemmeno per chi ci sta seguendo adesso sul canale 841 del digitale terrestre di Lady Radio TV, visibile in Toscana, Umbria, Alto Lazio, ma anche gli amici che ci seguono su Facebook, Instagram, chi in streaming ladyradio.it, chi scaricando la nostra app o chi ci ascolta in DAB. Ricordando a tutti quanti il 3925 727775 per i vostri SMS, WhatsApp, anche audio per le vostre segnalazioni, i vostri commenti o per intervenire in diretta allo 055 572637. Tra l'altro quest'oggi ci sarà una puntata speciale alle ore 15 di Ti Volevo Dedicare insieme a Franceschino, che ospiterà gli amici di Un Sabato da Canino, dove vi presenteremo ufficialmente anche la canzone di Natale di Lady Radio. Quindi, insomma, non vi perdete l'appuntamento delle ore 15, così come non dovete perdervi i nostri appuntamenti come quello del martedì, perché abbiamo gli amici di Alia. Ambiente, economia circolare e tutte le novità sulla raccolta differenziata a Firenze, per essere insieme al centro del cambiamento. E nei 10 minuti d'Alia parliamo naturalmente di questo grande progetto Firenze Città Circolare e lo facciamo con Domenico Scamardella di Alia Servizi Ambientali, responsabile direzione territoriale di Firenze, che vado subito a salutare in collegamento telefonico con noi. Grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Invece qua in studio con noi, naturalmente separate dal plexiglass per mantenere le dovute distanze, Raffaella dell'A-Team. Buongiorno a tutti. E allora andiamo subito a parlare con Scamardella di Alia Servizi Ambientali. In due parole, di cosa si occupa in Alia e che ruolo ha all'interno di questo grande progetto Firenze Città Circolare? Domenico. Buongiorno. Allora, io sono il direttore operativo dell'area fiorentina, per cui mi occupo della gestione dei servizi, di raccolta e spazzamento e nell'ultimo periodo anche di sviluppare l'attività di mercato e di ricercare o sviluppare nuovi modi per trasformare i rifiuti in nuovi prodotti. È un ambizioso traguardo che ci siamo posti con questa nuova linea di lavoro. Perché non basta più solo raccogliere, sì, occorre anche un mercato su cui poterli riportare come nuovi prodotti e occorrono delle fabbriche in grado di trasformare rifiuti in prodotti. Senza ombra di dubbio è davvero un cambiamento culturale in quelle che sono anche le modalità di gestione. Sì, perché diciamo che negli ultimi anni ci siamo accorti che la sensibilità ambientale aveva portato tutti i cittadini a porsi rispetto alla raccolta differenziata in maniera più critica e più responsabile, per cui è aumentata la raccolta differenziata, i nostri numeri sono ormai numeri che sono tra i primi in Italia, l'Acio Toscana Centro, di cui Alia è gestore come azienda che lavora con i rifiuti, ha superato il 65% di qualche giorno fa la notizia della Regione Toscana che ha certificato i nostri numeri, per cui ormai ci poniamo tra coloro che hanno superato questo traguardo che sembrava irraggiungibile fino a poco tempo fa. A questo punto c'è da lavorare seriamente in maniera concreta sulla seconda parte, che è quella della trasformazione dei rifiuti, perché raccoglierli e accumularli, anche se separati, serve a ben poco. Bisogna avere delle fabbriche dove portare questi rifiuti, dove trasformarli e fare in modo che questa trasformazione non sia solo legata alla loro distruzione, ma anche proprio alla creazione di nuovi prodotti, di nuovi oggetti, di nuove cose per la nostra vita quotidiana. Quindi, come è stato, entriamo proprio in merito, come è stato pensato in generale questo progetto per la città di Firenze? Lei ha Non a parlato caso, dei infatti, sì. numeri e che obiettivi, ecco, si Esatto. pone? Non a caso, infatti, abbiamo lanciato questa sfida chiamando il progetto Firenze Città Circolare, perché abbiamo con l'amministrazione voluto lanciare un progetto che si chiudesse direttamente nella creazione di nuovi prodotti.
quindi sia ad aumentare ulteriormente le raccolte differenziate. Firenze è uno dei capoluoghi di regione che ha la raccolta differenziata più alta, da tempo ha superato il 50%, in quest'anno siamo intorno al 55%, ma l'obiettivo del progetto è quello di portare la raccolta al 70%. Non solo questo però, in questi anni col piano industriale di Ali abbiamo dato vita a tutta una serie di, abbiamo chiuso una serie di filiere che sono quelle che consentono a rifiuti a trovare casa non in una tomba quale la discarica, neanche in un impianto termico quale può essere un termovalorizzatore, ma in fabbriche che trasformeranno i rifiuti o in energia o in prodotti. Abbiamo rafforzato la filiera della carta, ha creato quella della plastica e del vetro, stiamo realizzando impianti che trasformeranno il nostro rifiuto organico in gas che potrà essere usato come autotrazione, stiamo lavorando con l'ENI per trasformare i nostri rifiuti indifferenziati in energia, in carburante. Come vede il sistema si chiude. Noi abbiamo lanciato un progetto che si chiude, cominciando dalle azioni di tutti i giorni. Noi in queste settimane stiamo andando dalle famiglie col gruppo delle team, interloquiamo con loro per spiegargli che questa volta la raccolta differenziata, con la raccolta differenziata non vogliamo solo raggiungere un numero come obiettivo che è quello della raccolta, ma anche del materiale di qualità. Quindi il loro approccio deve essere responsabile. Dobbiamo fare in modo che tutti si pongano rispetto alla raccolta come a qualcosa di indispensabile per chiudere il ciclo, e quindi tutti i sistemi su cui stiamo lavorando per avvicinare i cittadini alla raccolta saranno sistemi che saranno indirizzati verso la responsabilizzazione dei comportamenti. Abbiamo cominciato col porta a porta nell'area collinare, abbiamo raggiunto circa 5.000 famiglie. In queste prime settimane e abbiamo trovato anche un buon 10% di famiglie che, diciamo, per qualche motivo, motivi più vari, non erano ancora iscritti alla TARI, quindi non pagavano la tariffa. Questo è un valore, diciamo, aggiunto, nascosto all'interno di questa attività di conoscenza dei nostri utenti, perché purtroppo è fisiologico, sappiamo che all'interno della platea c'è qualcuno che ancora pensa di poter usufruire di questo servizio senza pagarne ecco. Scamardella, rimanga lì perché adesso poi avremo anche le domande dei WhatsApp che sono arrivati anche nei giorni scorsi. Intanto vado invece da Raffaella. Il progetto Firenze Città Circolare si sta espandendo nel quartiere 2. Cosa avete in programma questa settimana, Raffaella, voi delle team? Allora, questa settimana intervisterò proprio io il Benzivendolo, che è un'istituzione a Firenze. Tra l'altro ha anche qui una panchina alla di radio. Sì, è vero, sì, il suo programma della panchina del Benzivendolo. Vendolo, Andrea, che salutiamo. Salutiamo e incontrerò presto in Piazza Alberti. In più stiamo lavorando su una nuova sezione, Idee in Circolo, dove gli utenti potranno condividere foto, video, racconti. Naturalmente prendiamo in considerazione solo le idee propositive. Allora, visto che questa settimana lavorerete proprio sul quartiere 2, avete già attivato anche quelli che sono gli info point? Se sì, dove sono e come funzionano, Raffaella? Allora, sì, abbiamo attivato un info point nel quartiere 2 a Villa Arriva Bene in Piazza Alberti. Quindi ci si può recare con appuntamento. Infatti chi non è stato trovato a casa sicuramente avrà trovato un fogliettino con un numero per prendere appuntamento proprio all'info point del quartiere 2. Quello che sappiamo è che i cittadini sono molto curiosi, hanno tante domande. Ecco, in che modo voi potete rispondere alle loro domande? Sul nostro canale Instagram, oppure qui con voi tutti i martedì, oppure se vanno sul sito di Alia possono trovare dei numeri o delle mail specifiche. E allora, a proposito di domande, andiamo subito dal responsabile della direzione territoriale di Firenze, Domenico Scamardella, perché i WhatsApp che sono arrivati, ad esempio Pippo da Rifredi, che dice: l'unico vero problema del porta a porta è l'umido, perché tenerlo in casa 3 o 4 giorni, soprattutto in estate, è un delirio. Si pensa già all'estate, Scamardella. Meno male. Allora, effettivamente questo è la paura, possiamo chiamarla così, più grande di quelli che si avvicinano, di coloro che si avvicinano per la prima volta a questa modalità di servizio. In effetti vero, perché uno pensa all'organico, pensa ai rifiuti organici e pensa a qualcosa di cui se ne deve disfare prima degli altri, perché hanno un odore insistente, soprattutto quando rimane in casa, quando fa caldo. Di fatto noi abbiamo adesso più di 400.000 famiglie
nel nostro territorio che hanno questo tipo di servizio e che lo, come dire, lo frequentano con questo tipo di alternanza, quindi due volte a settimana. La scoperta che noi facciamo tutte le volte che poi cominciamo a fare questo servizio è che mediamente, invece di esporre rifiuti due volte a settimana, le famiglie lo espongono una volta e mezza. Cioè c'è qualche settimana che basta esporre l'organico una sola volta. Questo perché l'ho detto? Perché ci sono tanti modi per, come dire, per pensare, la prima cosa a cui si pensa è che l'organico vada messo fuori tutti i giorni. Poi in effetti se uno ci fa caso, non è così. La verità è che uno vorrebbe metterlo fuori quando ne ha bisogno. E a quel punto il porta a porta ci dà un modo per organizzare la nostra vita. Nel senso, i giorni che sono pensati per il porta a porta diventano poi quelli in cui le persone si abituano a produrre l'organico. E questo è un esercizio che uno può fare a casa tranquillamente, verificando che non va tutti i giorni a mettere fuori il porta a porta. Ci va quando ne ha bisogno. E quel bisogno a questo punto può essere legato alla volta in cui c'è il porta a porta. In più, dove c'è il porta a porta, ci sono anche i centri di raccolta, ci sono dei luoghi in cui i cittadini possono andare liberamente, dove si può portare l'organico. Sono un'alternativa sicuramente valida per quelle volte in cui magari c'è un episodio che per le famiglie può sempre essere dietro l'angolo, di avere un evento non previsto. In quel caso si può portare l'organico anche in altri giorni al centro di raccolta. Raffaella, Fede da Scandicci, ieri zona Scandicci finalmente ci hanno portato i bidoni, vanno messi la mattina fuori? Allora, il giorno e l'orario è indicato sulla cartolina data dagli informatori, quindi non vi preoccupate. Mentre a Scamardella, Simone ci scrive: buongiorno, abito a Novoli, da diversi anni ho la chiavetta e da almeno 2 anni non utilizzo più i cassonetti con chiavetta, perché un giorno con uno scatolone ho provato 4 cassonetti e tutti bloccati, così come il vetro sempre bloccato. Non ho capito perché cosa ha trovato bloccato. Il cassonetto, forse? Sì, però parlava di scatoloni. La calotta è soltanto in questo momento sul cassonetto dei rifiuti indifferenziati. Comunque, la settimana scorsa, o 2 settimane fa, è partito un'attività che avvicinerà il sistema anche dei contenitori con calotta al nuovo progetto. Stiamo sostituendo tutte le calotte con settoie a volume controllato che non hanno bisogno di essere aperte con la chiavetta, perché abbiamo visto che in questo momento, siccome ogni tanto c'è bisogno di fare manutenzione di questa della chiavetta, di chi ce l'ha, chi non ce l'ha, i nuovi utenti, non valeva la pena riaggiornare tutto il sistema con un sistema che stavamo sostituendo, che nel corso dei prossimi anni sarà completamente cambiato con il progetto Firenze Circolare. Quindi abbiamo, da qui ai prossimi mesi, sostituiremo tutti i contenitori che hanno la calotta con contenitori che hanno una feritoia ad accesso controllato, quindi un po' più piccolo per consentire agli utenti di mettere liberamente i propri rifiuti, ma evitare che qualcuno ne approfitti mettendo quei grossi sacconi che in genere provengono dal mondo della criminalità organizzata e che troviamo nei contenitori, soprattutto formati da scarti di pelle o di tessuto. Scamardella, sono tante le domande, vado da Raffaella. Francesca scrive: oggi, chiaramente l'8 dicembre, molti fanno l'albero di Natale, ma le vecchie luci fulminate dell'anno scorso, sì, dove le butto? Sono RAE, quindi... Vabbè, la stessa risposta. Ecotappe, ecofurgoni o ecocentri. Andate sul sito Iali e vedete quelli più vicini alle vostre abitazioni. Scamardella, potrebbero anche disinfettarli i cassonetti? Alcuni sono veramente sporchi e puzzolenti, ci scrivono. Sì, i cassonetti vengono più che disinfettati, vengono lavati. Vengono... Il problema della sporcizia e della pulizia dei cassonetti, anche qui dipende dall'uso che ne fanno gli utenti, perché è un'esperienza che può fare chiunque. Io posso pulire il contenitore, ma se dopo metto dentro dei rifiuti completamente sciolti e in maniera disordinata, dopo un giorno il contenitore è di nuovo sporco. I rifiuti vanno conferiti sempre, sempre all'interno di un sacco e non vanno mai inseriti all'interno dei contenitori rifiuti liquidi. È questo quello che fa puzzare i cassonetti. Poi noi li laviamo, però più di lavarli una volta al mese in alcuni casi,
diciamo, non ha senso lavarli più spesso, è un costo incredibile che viene a generarsi senza poi avere un reale risultato in cambio. E allora sono tante le domande, abbiamo anche un WhatsApp vocale, ma ci dobbiamo fermare, sentiamo intanto questo vocale. Io faccio sempre il riciclaggio, anche dell'umido, ma la bolletta dell'Alea non l'ho mai vista diminuire di un centesimo. Boh, ciao Marco. Ma infatti inizierà questa cosa, ma prossimamente. Camardella. Ma, la tassa, perché quella, ricordiamoci sempre che è una tassa, è legata in maniera indiretta anche alla produzione dei rifiuti. I cittadini che vogliono avere uno sconto in questo momento nel Comune di Firenze sulla bolletta possono conferire i propri rifiuti ai centri di raccolta. In quel caso i rifiuti vengono pesati e a seconda del peso del tipo di rifiuti generano un punteggio che dà uno sconto sulla parte variabile della bolletta, che è circa il 40% del totale. Dall'altra parte, alla fine del progetto, quando tutti gli utenti saranno oggetto di tracciatura, quindi noi sapremo qual è il comportamento degli utenti, allora stiamo studiando con il Comune di Firenze un modello di tassa che sia premiante, che premi coloro che hanno comportamenti non solo sulla raccolta, ma su tutto il vasto certo. mondo che comprende il sistema di conferimento dei rifiuti, che possa premiare coloro che si comportano meglio rispetto alla gestione dei rifiuti. Allora, non abbiamo più tempo, tutte le domande che sono rimaste che non abbiamo dato una risposta sono per la puntata prossima, certo. Raffaella, quindi insieme a te, insieme a Cosimo, grazie ancora a Domenico Scamardella di Alia Servizi Ambientali, buona responsabile giornata. Della Direzione Territoriale di Firenze, grazie anche a lei, grazie a Raffaella delle team, noi ci risentiamo tra pochissimo perché andiamo in giro in città per le vie del centro storico con Armando Colotta.